Nel comune di Terni è in una condizione particolarmente complicata e credo sia sotto gli occhi di tutti. E c'è necessità di un'amministrazione che goda di un sostegno forte da parte della maggioranza, che sia coesa su quelli che sono gli interessi della città. Se mettiamo davanti quelli che sono i particolarismi rispetto a una visione più generale, rischiamo veramente di compromettere quello che è un lavoro che abbiamo fatto per un anno in maniera incessante e di compromettere anche quello che può essere il futuro della città. Poi è chiaro, ognuno nei propri gesti, nella propria attività amministrativa, è responsabile delle proprie azioni e quindi poi cercheremo di capire quali sono le condizioni migliori per poter amministrare una città che ha delle necessità impellenti di risposta. Le partecipanti se le ha tenute lei? Sì. Non era più opportuno un tecnico rispetto a un politico? Allora, l'assessore ha sicuramente delle capacità anche di natura tecnica per formazione professionale propria e c'è necessità anche in questo momento di una visione politica. Abbiamo avuto modo di constatare come un tecnico particolarmente preparato poi abbia proprio mancato sotto il punto di vista politico e quindi questo abbia generato alcuni tipi di tensioni e incomprensioni. Quindi c'è forse necessità di portare a sintesi quelle che sono tutte le condizioni e le necessità che ci vogliono per far sì che un'amministrazione lavori bene, soprattutto in un settore delicato come quello del bilancio. Sindaco, perché ora si teme conseguenze serie in Consiglio? No, non temo conseguenze serie, ora perché c'è necessità comunque sia di avere delle possibilità di un'azione amministrativa che sia il più possibile serena e coesa. Gli assessori che ho sostituito hanno comunque lavorato bene e li ho voluti anche ringraziare ieri. Non so Marco Cecconi se ha detto qualche cosa, io con Marco dal punto di vista umano un rapporto, anche un legame particolarmente stretto e le visioni politiche, le condizioni politiche ovviamente però devono essere messe da una parte quando ci sono degli aspetti politici di un altro genere, che devono essere in qualche modo messi a sistema per far sì che le cose funzionino sempre nel modo migliore. Senta, Fiorini accusa troppe ingerenze della Saltamartini, lei cosa risponde? Le ingerenze della Saltamartini, dipende cosa sono le ingerenze. Io lamento tante volte, anzi io ho constato più che altro tante volte di aver avuto una interlocuzione che invece si è rivelata molto proficua, soprattutto su questioni particolarmente importanti, con un collegamento che c'è stato tra noi e Roma, che è stato sicuramente agevolato e facilitato dalla presenza dell'onorevole Saltamartini da noi. Se non ci fosse stata l'azione di Barbara Saltamartini, grazie anche a quella che è stato tutto il lavoro preparatorio che ha fatto questa amministrazione e io personalmente, probabilmente non avremmo più un istituto di alta formazione come il Bricciardi. Quindi dobbiamo capire quali sono i veri obiettivi e le vere necessità di questa città. Chiaro che la presenza di una persona particolarmente autorevole e importante come Barbara Saltamartini non può che essere per noi un momento non soltanto di crescita a livello di partito, ma soprattutto un momento fondamentale per poter far sì che, purtroppo adesso c'è stata una crisi di governo che in qualche modo potrebbe avere una battuta di arresto in quelli che sono stati i rapporti tra noi e Roma, ma ha fatto sì che insomma ci fossero delle ricadute particolarmente positive sul nostro territorio.